Buongiorno ragazzi, siamo oggi qui su una muzza, la riserva privata di Riva Massimo che ci ha invitati a pescare su questo meraviglioso fiume, un fiume classico per la pesca alla passata, alla bolognese, la disciplina più considerata dai pescatori italiani. Massimo, cosa ci dici di questo fiume? Lo conosci? Sì, lo conosco bene, ci siamo nati, abbiamo imparato a pescare e qua ogni giorno bisogna inventarsi anche una lenza nuova, perché dipende dall'acqua che si alza, si abbassa, che è regolata dalle paratie in alto Cassano d'Adda. Qui ci troviamo in località di Albignano, una frazione del comune di Trucazzano. È un bel tratto nuovo che hanno scavato e appunto hanno fatto un buon posto dove appunto i barbi alloggiano, stanno bene, trovano nutrimento e tutto, perché fortunatamente si può dire che i pescatori, come diceva appunto Milo, la pesca alla bolognese la praticano, chi più chi bene, però la praticano e è la pesca giusta da fare. Siamo nati con questo tipo di pesca e chi ha provato non la mollerà mai. Esatto, esatto. Pesca che ci dà più soddisfazione. Sì. Ok, questa è la lenza che abbiamo usato oggi con Milo, una lenza molto leggera rispetto all'acqua che la muzza di solito porta. Adesso, come potete vedere bene, la muzza è bassa, abbiamo un fondale medio di un metro e mezzo. Allora il consiglio che abbiamo dato e che facciamo vedere ai pescatori, una lenza molto pulita, pallini piccoli, una torpille, molto importante la torpille perché aiuta ad andare subito in pesca in fase di lancio e trattenere, fare la classica trattenuta sul galleggiante. Lenza molto leggera, terminali sottili, non sono più fili grossi da usare, io consiglio questo, anche Milo mi ha detto, dopo abbiamo fatto questo terminale e abbiamo preso i pesci. Io ero partito con un terminale molto più eccessivo, qui stiamo parlando con uno 0,11, uno non può credere, ma lo 0,11 di... e abbiamo assalpato anche lui tanti pesci, insomma. La cosa è qui da vedere, va benissimo, la canna è ottima, questa è una classica bolognese rapida sulla ferrata, molto bilanciata. È un top di gamma che veramente lo consiglio a degli amanti di chi ama pescare in bolognese. E anche oggi abbiamo utilizzato la Team Europe nell'azione Strong per la pesca a questi barbi, quindi una canna top di gamma nella nostra gamma, ad azione assolutamente di punta, molto rapida, quindi precisa nella ferrata, disponibile nelle misure 5, 6, 7 ed 8 metri, quindi adatta anche per la pesca in mare a grosse profondità. È una canna che è nata quando abbiamo fatto il campionato del mondo a peschiera, l'ultimo campionato del mondo a peschiera, quindi la canna che oramai ha due stagioni ma che continua ad essere particolarmente valida per tutti gli amanti di questa disciplina per la pesca alla bolognese. La canna fatta in Italia dalla ditta Regras in alto modulo, quindi con tutte le prerogative del caso di un
prodotto di alta qualità e di alto pregio. Alto pregio perché è maneggevolissima e ti dà la possibilità anche con lenze leggere di sparare a distanze notevoli galleggianti di dimensioni ridotte. Le due azioni compongono la medium e la strong, quindi un po' più morbida in azione l'azione medium e decisamente più rapida quella che abbiamo usato oggi, che è la strong. Per i nostri fiumi, dove oggi si pesa con galleggianti piuttosto pesantini, utilizziamo più prevalentemente la strong, un prodotto che vale la pena prendere in mano e considerarne le qualità.